Ragazzi, nuovo video, altra faccia della medaglia, le 5 lezioni che dovremmo imparare, portarci a casa dall'evidence based. Prima di iniziare di nuovo, se è la prima volta che arrivate su questo canale, ci tengo a dirlo ragazzi, questo è un canale di bodybuilding di alto livello, di vero bodybuilding. Io sono un preparatore atletico, seguo professionisti agonisti, quindi riporto la mia esperienza. Non ci sono trucchi, non ci sono scorciatoie, non ci sono formule magiche, questo è come devono essere fatte le cose per raggiungere il massimo del risultato, quindi non parlo di bodybuilding just for fun, e questi sono i contenuti che, ahimè, nel bene e nel male, troverete su questo canale. Quindi, detto questo e fatta questa premessa, partiamo con il video. Allora, sicuramente la prima lezione importante che è derivata dall'evidence based riguarda la forma e l'esecuzione degli esercizi. Tendenzialmente i bro su questo aspetto lo curavano poco, nel senso che era tutto un caricare tanto, un esasperare tutto quanto, e l'aspetto della forma dell'esecuzione si è andato a scoprire man mano, già con Nabré, in qualche modo anche con Yates, si è iniziato ad imparare bene, Cutler ha affinato, e pian piano negli anni questo discorso della forma dell'esecuzione dell'esercizio è andato a essere molto più prevalente. Questa è sicuramente la cosa importante, io lo dico sempre, la gerarchia dell'ipertrofia vede alla base tutta la forma, quindi quando io dico spingere tanto, portare a cedimento, andare intensamente, eccetera, do per scontato che la forma sia perfetta, immacolata, il massimo reclutamento muscolare, la massima, la miglior forma in base alla vostra personale biomeccanica, la migliore intimità che sentite sul distretto target, eccetera. Quindi questo è un qualcosa che do per assodato e per scontato. Se la forma non c'è, state disperdendo energie, meno recupero, meno stimolo, quindi gli allenamenti ipertrofici sono inferiori. Secondo aspetto, in parallelo alla forma, il discorso del warm-up. Ragazzi, il warm-up probabilmente si è iniziato a curare quasi verso il 2000, nel senso che anche io ho fatto, quando parlavo con Sarchev, mi diceva come tutti quelli che dicevano di fare heavy duty, in realtà non facevano heavy duty alla Yates, perché il problema è che c'era poco warm-up. Se vedete Blood and Guts di Yates, già là si parla di feeder set, di serie di avvicinamento, eccetera, però il warm-up non era curato. Ragazzi, di media si entrava in palestra e di base si partiva con 100 kg di panca al giorno di petto. C'era lo spotter che ti aiutava, che faceva praticamente un rematore, e questo era, ok? Dovevi arrivare a tirare più della scorsa volta. Il concetto di superamento del limite, abbiamo già detto, è importante, l'abbiamo già visto, però tendenzialmente il warm-up era poco curato, motivo per cui c'erano tanti infortuni. Invece la gestione del warm-up, quindi non soltanto warm-up, cioè la differenziazione da una parte delle serie di warm-up, dall'altra del ramping, dall'altro dei feeder set, che sono tutte forme di riscaldamento differenti, e se volete un video in merito, se vedetelo qua sotto, ne ho già fatti diversi, però ne rifaccio volentieri un altro, sono tutti aspetti che per fortuna si sono andati ad implementare, e adesso gli infortuni sono sicuramente molto molto ridotti. In realtà gli infortuni si vanno più a creare per un discorso di asimmetrie muscolari, soprattutto a carico della spalla, cioè che la spalla si allena principalmente i deltoidi, per esempio, e poco tutta la muscolatura di extrarotatori, interrotatori, sovraspinato, sottospinato, in generale tutta la muscolatura scapolare, e di usura su determinati schemi motori che non sono esattamente l'ideale per la nostra biomeccanica. Però per fortuna tutto il discorso relativo al warm up è sicuramente molto molto migliorato. Terzo punto, la provenienza delle fonti. Ora, ho già parlato nel video precedente di alimentazione semplice, e in molti video ho già parlato di questo aspetto, la provenienza delle fonti, ossia non soltanto quanto possono impattare in maniera positiva determinate fonti, ma anche da dove provengono queste fonti: la carne se è grass fed, il pesce se è allevato selvaggio, da dove vengono le farine, da dove vengono i cereali, le uova, insomma tantissimi tantissimi aspetti. La provenienza delle fonti è sicuramente un aspetto molto importante. Tendenzialmente la logica del bro, abbiamo già detto, il bodybuilding nasce come sport povero. Io a Roma parlavo con molti ragazzi, dicevano: ah, c'è quel triscount in cui c'è il pollo a 3 euro al chilo e tutto il resto. Magari è un pollo riempito di acqua e estrogeni, che prendi un chilo di pollo e ti rimane un etto dopo che l'hai cotto, perché perde un sacco d'acqua. E andare a risparmiare da questo punto di vista non è mai una mossa intelligente. Giorgia dice: guadagni di Maria Cazzetta. E purtroppo è così, nel senso che crediamo di risparmiare, poi in realtà facciamo più danni che altro. Allora, meglio essere un po' più accorti, gestire l'alimentazione in maniera differente, però andare a spendere un po' di più, che poi necessariamente non è tanto di più, credetemi, per delle fonti con un'ottima provenienza. Sicuramente questo è un aspetto molto importante. Correlato in parte all'aspetto delle fonti, c'è un altro aspetto che secondo me deriva dall'evidence based ed è molto interessante, che è quello della integrazione per la salute. Ora, l'integrazione sportiva nel bodybuilding nasce con due obiettivi: farti diventare più grosso, farti diventare più tirato, queste cose, quindi BCA, glutammina, tutti i vari prodotti termogenici, eccetera.
negli anni, e devo dire, e di questo sono orgoglioso perché sono atleta Yamamoto, sono orgoglioso anche grazie al ruolo e al lavoro di Gabriele Trapani della Yamamoto, che è stato veramente un innovatore da questo punto di vista e ha portato appresso a sé tantissime linee di integratori che sono ispirate al lavoro di Gabriele. Per chi lo conosce, per chi sta un po' più all'interno del mondo di bodybuilding, Gabriele è conosciuto praticamente da chiunque di alto livello ed è preso di ispirazione da chiunque di alto livello. Si è iniziato a intervenire sul discorso dell'integrazione per la salute. Se vedete su Instagram, io ho tra le storie in evidenza un gruppo che si chiama l'IMIESAP, in cui vado a approfondire gli integratori migliori per il recupero, gli integratori migliori per un impatto antinfiammatorio, gli integratori migliori per la digestione, per il profilo della microflora intestinale. Quindi sono tutti aspetti che si sono sempre un po' dati per scontato, ma in realtà sono loro che ci danno il miglior impatto indiretto su quelli che sono i nostri risultati dal punto di vista ipertrofico. Massimizzano il recupero, la nostra capacità di assimilazione, la nostra capacità di spingere in termini di performance. Quindi il risultato finale è che noi saremo molto più grossi e più tirati, molto più che prendendo creatina e BCA, ok? E ho già detto all'inizio dell'anno scorso, avevo detto che quest'anno avrei investito tanto sull'aspetto dell'integrazione, provando tanti prodotti per vedere quale poteva portarmi buoni risultati, perché volevo investire il 100% e dare la massima cura. Farò un video su quelli che sono gli integratori che mi hanno aiutato di più, che sono per esempio per il sonno, per la microflora, per la digestione. Questi aspetti qua mi hanno veramente rivoluzionato e questo aspetto mi ha portato ad avere progressi sicuramente molto molto più di impatto rispetto agli anni precedenti. Quindi farò un video in materia, però diciamo che uno degli aspetti più interessanti dell'evidence based è proprio questa cura che si dà e questo ruolo dell'integrazione anche per la salute, perché un atleta più in salute è un atleta che migliora molto più facilmente. Ok, l'ultima lezione che ci ha insegnato l'evidence based, a mio parere molto importante, è quella riguardo alle recovery capabilities, ossia dare importanza anche alla nostra capacità di recupero. Di questo ho già fatto un video in merito e credo che sia molto importante, ossia tempo fa, ok, ci si spingeva al limite, si arrivava a cedimento e non si andava mai a contemplare l'overreaching, però verosimilmente molti atleti ci si ritrovavano. Ora c'era un'elite che non aveva bisogno di scaricare, continuava, aveva progressi, eccetera. C'era un'altra componente che semplicemente riusciva bene o male ad autoregolarsi, scaricando un pochetto, facendo meno lavoro, perché aveva un'ottima intimità con l'allenamento, ma molti dei ragazzi con cui ho parlato, che ormai sono veramente 20-30 anni che gareggiano, ragazzi si ritrovavano in overreaching, si ritrovavano distrutti e non riuscivano proprio ad allenarsi, avevano attacchi di panico guardando la borsa della palestra, ci si ritrovavano, stavano magari una settimana, due settimane senza riuscire a toccare niente, a toccare pesi, poi tornavano e ricominciavano a spingere come togli. Invece la considerazione di quelle che sono le recovery capabilities, la capacità di scaricare, la gestione della mole di lavoro, di allenamento, o anche tutto quello che c'è intorno all'allenamento, fuori dalla palestra, che ci permette di recuperare meglio, è un aspetto molto molto importante che ci può portare a tanti tanti risultati. Però logicamente questo se ci alleniamo in un certo modo, se spingiamo in un certo modo, altrimenti di nuovo è come mettere una crema di protezione solare qua in Inghilterra in pieno inverno. Ragazzi, questo è tutto per questo video, qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video.